Ciao a tutti, benvenuti in un nuovo video, ma prima di iniziare ti ricordo di mettere un like, iscriviti al canale e attiva la campanellina per non perdere i prossimi video. Iniziamo subito! Benvenuti ragazzi, eccoci in una nuova unboxing di artificiali. Appena inviati, appena spediti, e andiamo a vedere di cosa si tratta. Questa è la prima volta che li apro con voi. Andiamo a vedere intanto il pacco integro. Ok, è una serie di artificiali. Mamma mia, già state capendo, già state vedendo cosa sono. Andiamo a vedere. Bellissimi, veramente top, veramente molto 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 belli. Abbiamo una coppia e poi abbiamo, eccolo qua, un altro artificiale. Allora, intanto devo dirvi una cosa: numero uno, buon imbustamento. Numero due, custodia ok. La cosa numero due che però la metterei al numero uno, e la spedizione veramente rapida, strepitosa, molto veloce. Allora, in questo unboxing vi faccio vedere degli artificiali, delle esche fatte a mano. Andiamo a vedere la prima. La prima è un needle, guardate, bellissimo ragazzi, questi qua sono fatti a mano. Mamma mia, spettacolo, spettacolo veramente. Mi ha detto il costruttore che stava utilizzando dei nuovi glitter per... Mamma mia, che bella, mamma mia. Allora ragazzi, intanto vi dico, voglio ringraziare anticipatamente questo ragazzo che è diventato un amico, che si chiama Rocco Rasta, lo potete trovare in Facebook, eccolo qua, il suo marchio. Fatti veramente bene ragazzi, veramente bene. Armatura in acciaio passante, un'aguglia, quindi un needle veramente top. Mi piace davvero tanto sto needle, veramente bello. Andiamo a vedere gli altri due. Questo lo mettiamo qua, eccoci qua. Allora, qui abbiamo due pacchetti, sono due coppie di artificiali e sono dei popper. Ora vi dico l'utilizzo, eccolo qua, top, veramente top Rocco, veramente top. Ora andremo a vedere anche il peso, la misura. Allora, prima coppia di popper. Ragazzi, ripeto, questi qua sono fatti a mano e sono anche pezzi unici. Quindi, primo popper, eccolo qua. Secondo popper, ah, questo è stato su richiesta. Mamma mia. Bellissimo. Bellissimi popper. Veramente, molto, molto, molto belli, molto definiti. La cosa particolare che mi piace una cosa... Gli occhi sono rivestiti anche con la resina. La resina, insomma, quello che si usa. E questo mi piace molto perché non si rovinano gli occhi. Questo lo mettiamo qua. Quindi la prima coppia. La seconda coppia, andiamo a vedere un altro colore. Bellissimo. Veramente bello, anche questo top, pancia bianca, argentolati, argento, questa striscia bella, bella vistosa, verde giallo, bella. Secondo, terzo, eccolo qua. Il terzo è un colore veramente che a me piace veramente moltissimo ed è praticamente un color banana, credo,
Veramente top, mi piace, bello. Fatti veramente bene, eccoli qua. Allora, l'uso che ne farò di questi è sicuramente, sapete benissimo che i Needle lavorano moltissimo alla Walking the Dog, ok? Quindi mi ci divertirò moltissimo con i Needle. E i popper, mi mancavano dei popper, volevo dei popper unici, ok? E quindi ho deciso di contattare questo ragazzo grazie ad un amico che me l'ha presentato, che è Raffaele. Abbiamo conosciuto Rocco, che ringrazio insomma in anticipo. Ragazzi, nel link in descrizione vi metto, o meglio dicevo nel video in descrizione vi metto il link dove poterli acquistare. Vi dico una cosa, per quello che sono, costano veramente poco, ma valgono tantissimo. Questa è la prima volta che io acquisto, o meglio, in questo caso con Rocco abbiamo una collaborazione, però per me è la prima volta che prendo degli artificiali fatti a mano, la primissima volta, e devo dire la verità che vedo una certa fattezza, una certa, cioè sono veramente fatti bene, poi sono unici. Sono un qualcosa di veramente straordinario. Un'altra cosa che voglio dire è che per quello che valgono, non solo costano poco, ma hanno un grandissimo valore. Questo, ripeto, è la prima volta che io prendo degli artificiali ed è la prima volta che inizierò a usare degli artificiali, volevo dire, fatti a mano. Per ora, come avete potuto notare, mi sono appena arrivati, quindi stiamo facendo questo unboxing, ma vi posso dire, quindi non ci ho preso ancora niente, è normale ed evidente, però ragazzi vi posso dire che i video che ho visto con catture di grossi, ma veramente grossi serra, Lecce, oppure perché no, anche gli alletterati, veramente vanno molto bene. Nel prossimo video vi farò vedere anche un altro arrivo. Mi sta arrivando, o meglio, ho comprato una canna da spinning, una inshore della la Saltis della Daiwa, proprio per usare questi qua. Ora, prima di chiudere questo video, voglio farvi vedere lunghezza e peso. Andiamo a vedere. Intanto questi qua li mettiamo così, andiamo a vedere il peso, ok, di ognuno di loro, così magari vi fate anche un'idea. Allora, questa needle 28 grammi, straordinario. Questa lo sarei perfettamente con la Creed, è una 15-50 grammi, 28 grammi il needle. Poi abbiamo questi artificiali che sono intorno ai 30, come detto già dal creatore, quindi 30, perfetti ragazzi, quindi 31, 31, 31, ecco perfetto, 30 e 30, 31, incredibile, 31, 32, qualche oscillo, veramente straordinari. Andiamo a vedere anche la lunghezza, ok? Così vediamo anche la lunghezza. Allora, lunghezza che sia. Allora, andiamo a vedere. Qua ho preso un metro da mio padre. Eccola qua, ragazzi. 21, 21 centimetri. Quindi una 210. 21 centimetri. E per quanto riguarda il popper, 11, 110. Perfetto, 11 centimetri. Micidiali, sono tutti uguali. Quindi sono tutti da 11, precisi, perfetti, precisi. Benissimo, cosa c'è da dire? Ragazzi, abbiamo terminato questa unboxing di artificiali fatti, o meglio, realizzati a mano da Rocco Rasta, di cui abbiamo una piccola collaborazione che ci fa molto piacere. E non esitate a magari contattarlo, vedere quello che vi piace e perché no, se avete delle richieste,
si possono assolutamente fare. Buona serata a tutti.